Benvenuti alle prove della Cascina Salsiccia, anche quest'anno messe in campo grazie alla collaborazione dell'azienda agricola Marchesani Carlo Riccardo. La prova è stata seminata il 24 di aprile, è stato sottoposto a 3 interventi erbicidi, il primo con prodotti antigerminello, in particolare Stomp e Command. Poi è stato fatto un intervento giavonicida con una miscela di clincher e Aura e Dash, e poi un intervento per contenere un infestante particolarmente presente in questa zona, che è il Cyperus, che è il Gulliver. L'anno scorso il campo era stato sottoposto a concimazione con fanghi, quindi gli interventi di concimazione sono stati ridotti a soli 3 interventi con urea e con concimi complessi. Novità di quest'anno di Ente Nazionale Risi è il CL35, il riso che vedete qui ai miei piedi. È una varietà tipo lungo A, è una varietà Clearfield, quindi gestibile tramite il diserbo a base di Imazamox, e all'interno della campi vetrina di Ente Risi qui alla cascina Salsiccia quest'anno, quindi anno 2020, lo trovate insieme al CL388 che vedete qui alla mia destra, il CL33 e il CL28. In questo campo è stato coltivato la nuova varietà con tecnologia Provisia PVL024. La semina è stata effettuata il 1 di aprile in pieno Covid. Nonostante le restrizioni siamo riusciti comunque a completare il programma delle prove previste. La prova riguardava un diverso dosaggio di semente per la varietà PVL024, 120 kg ettaro confronto con 195 kg ettaro. La parcella con semina a 120 kg ettaro è fiorita qualche giorno prima e ha comunque raggiunto lo stesso investimento dell'altra parcella. Cioè, noi facciamo prove di qualsiasi tipo e in questo caso ci troviamo di fronte a una prova di diserbo con prodotti antigerminello, e nel caso specifico abbiamo provato un nuovo pendimentalin microincapsulato a confronto con un pendimentalin più clomazone in commercio non microincapsulato. La concentrazione di questo nuovo prodotto tra virgolette è di 400 mg a litro. E vi ricordo che ci sono in commercio degli altri pendimentalin che hanno 330 grammi e degli altri 450. Quest'anno alla Cascina Salsiccia è stato provato anche per quest'anno il Florpyroxifen Benzil, molecola costituente la tecnologia Rinscore Active. Qui è stato provato su 3 diverse varietà con 3 tecnologie diverse. Riso convenzionale, provato su Sant'Andrea. Riso PVL024, varietà Provisia, che è questa che vedete, e su riso Clearfield è stato testato su Barone CL. Qui ci troviamo in condizioni non di parcella ma di pieno campo, e come potete vedere la presenza, l'apparizione della Pericularia grise, dell'agente patogeno del cosiddetto brusone, è importante sia a livello di lesioni fogliari che a livello di rachille e anche a livello di rachide e colletto. Su questa prova varietale la presenza di lesioni a livello fogliare è abbastanza importante. Va tuttavia notato che a livello di pannocchia non si apprezzano danni particolarmente significativi. Si tratta di terreni tendenzialmente leggeri, sciolti, con una capacità di scambio cationico piuttosto bassa, quindi con delle caratteristiche di fertilità limitata che richiedono spesso una integrazione con fertilizzanti di matrice organica. La conseguenza di queste situazioni è facilmente verificabile nello sviluppo relativamente modesto, proprio in termini biometrici, delle varietà in prova. Qui ci troviamo in una parcella di selenio e, come si può chiaramente apprezzare, lo sviluppo della pianta anche in termini di taglia è leggermente inferiore agli standard normali.
le varietà sono veramente messe alla frusta per quanto riguarda la resistenza alle malattie pericularia e elmintosporiosi, malattia che molto spesso i risicoltori sottovalutano. Da notare che comunque, al di là di alcune manifestazioni a livello fogliare, la condizione complessiva della coltura è accettabile o molto buona a livello di spiga, di pannocchia, di granello. Da notare che in queste parcelle c'è una biodiversità abbastanza importante, si vedono volare ogni tanto delle libellule e poco fa abbiamo rinvenuto anche, non è proprio piacevole, una larva di Ifantra americana. Si tratta di scarificature, di lesioni da punteruolo acquatico, da Lisoroptus, che peraltro sono su foglie basse, quindi si tratta di manifestazioni assolutamente trascurabili, al di sotto di qualsiasi soglia di danno, non necessitano di alcun tipo di trattamento.